Ciao ragazzi e bentornati. Oggi vi farò vedere una cosa che non pensavo che avrei mai preso, per il semplice motivo che sì, mi piace come genere, però in realtà non è che ne vado matto, però questo giro mi sono buttato e ho detto ma sì, cazzo, prendiamola. E che cos'è? È la Mystery Box di Black Ops 4 e a giudicare da quello che ho visto, che adesso vi farò vedere, penso di aver fatto bene perché è una roba mastodontica, mastodontica è la parola giusta. Allora, guardiamo il foglietto che c'era insieme nel pacco. Gentile utente, questo pacchetto contiene due prodotti: il gioco, ok, disco di gioco per PlayStation 4, perfetto, e la Mystery Box che non include il gioco, quindi se presa separatamente non include il gioco. Allora, cominciamo con il pezzo più semplice. Allora, come vedete, Black Ops 4, disco di gioco all'interno. Apriamo e guardiamo. Ok, bel pacchetto, sì. Molto molto curioso e come vi dicevo la collector sembra una cosa enorme, enorme e pesantissima. Vabbè, allora questo è il disco di gioco, ok, Mystery Box Edition Black Ops Pass e contenuti digitali. Apriamo ah, questo qua è il retro, scusate, questo qua è il retro, riuscite a vederlo? Sì, dai, ok, sappiate già, ma sicuramente lo sapete, non ha una campagna single player. Il che per me è un peccato, quindi speriamo che su multiplayer ci abbiano dato dentro, perché altrimenti mi incazzo. Perché effettivamente la campagna di Call of Duty secondo me è sempre stato un bel tocco perché devo dire io l'ho sempre apprezzata in tutti, specialmente nel Ghost, ecco, Ghost contrariamente di tutte le persone, a me è piaciuto molto, ma più che altro per la campagna, perché su multiplayer io non ho niente da ridire, cioè nel senso non conosco, per cui non commento, ecco. Allora, qui c'è. Datemi un secondo. Il Black Ops Pass. Ok, che questo qua me lo cucco io. Dopodiché, dei contenuti digitali. Pure questi qua sono miei chiaramente. Ok, perfetto. E il disco di gioco. Niente di più, niente di meno. E fin qua tutto normale, voi direte. Sì, è vero. Ok, qua nella busta non c'è nient'altro. Ma adesso vi faccio vedere che cazzo di scatola mi hanno mandato. Scusate un attimo che abbasso un po' il tiro del treppiede. Ed ecco qua, guardate che bestie, guardate. Ok, non so se purtroppo in video non rende bene la grandezza di questo pacco, ma è tipo grande un 60 cm, pesa 8 kg. Ok, è enorme, enorme, enorme. E adesso lo apriamo e vediamo cosa c'è dentro, giustamente. Anzi, vi faccio vedere così molto velocemente. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere. Allora, contenuto. 3 litografie. Ok. Poi, numero 1 del fumetto Dark Horse. Non è che sono dislessico, è che pesa la scatola e quindi faccio fatica a tenerla. Poi fig pins che credo siano le spille. Ok, poi un puzzle da 1000 pezzi zombie, perfetto. Poi una steelbook molto molto bella, eccola qua. Dopodiché il Black Ops Pass, ok, come già citato prima. E 10 toppe ispirate agli specialisti, eccole qua. E dopo teoricamente dovrebbe esserci anche dell'altro a sorpresa. Mamma mia che fatica, mamma mia se pesa. Vabbè, che brutto lavoro, che brutto lavoro. Allora, apriamo e vediamo. A breve farò il gameplay, quando il prima possibile, chiaramente. Ah, che fatica, che fatica. Allora, come al solito io vi dico una cosa, se vi fa piacere quello che faccio, a costo di rompervi i coglioni, iscrivetevi perché è l'unico modo per aiutarmi a motivarmi anche, eccetera, eccetera, eccetera. E lasciate un like se vi piace quello che faccio, lasciate dei commenti belli se volete aiutarmi, lasciate dei commenti stupidi se volete rompermi le balle. E niente, ecco, vi aspetto. E seguitemi per il gameplay, ecco, per vedere com'è un po' il tutto. Ce l'ho quasi fatta, eh. Ce l'ho quasi fatta. Ok, dovremmo essere a posto? Perfetto. Allora, datemi un secondo che la sbusto su un altro punto perché qua facciamo un disastro, se no.
Abbiate pazienza un altro mezzo minuto. Beh, un po' più di mezzo minuto ci puoi dire. Perché le dimensioni decisamente generose non aiutano. Vabbè, comunque dai, ce l'ho quasi fatta. Perfetto. Allora. Questo qui è il box senza slip case, che è molto lavorato, quindi è molto molto carino da vedere. Allora, vi faccio vedere meglio. Questo qua è il fronte. Ok. Un lato, che però l'abbiamo già intravisto prima. Il posteriore. Questi qua credo sono tutti i personaggi della modalità zombie. Un altro lato che non ce ne frega un cazzo perché è uguale. E vi faccio vedere anche il dosso, visto che ci sono. Guardiamoci anche il culo. Boh, anche qua, anche qui è lavorato, è incredibile. Questo è un dettaglio che non mi aspettavo. Anche il fondo della scatola è lavorato, va bene. E la parte superiore. Ok, adesso apriamo il tutto. Il tutto. Sperando che un po' alla volta, un po' il peso vada via, perché veramente sono metà cosa, sono mezzo morto. Per cui, allora, vi faccio vedere un po' com'è per dentro l'interno. E questo è il contenuto. Ok, qua abbiamo le tre litografie, delle pile, quindi sicuramente ci deve essere qualcosa di che non era citato, insomma, qualcosa di a sorpresa, ecco. Allora, già il fiatone, bah, che scarso che sono qua, la vecchiaia si fa sentire, eh. Apriamo le litografie. Portate pazienza per le inquadrature un po' da culo, ma d'altronde sono da solo come un cane il più delle volte. E quindi mi arrangio, eh. Allora, le litografie sono bellissime, ve lo dico già. Non è semplice cartone, perché è cartone in rilievo. Rilievo e lucido, e qua opaco, molto pesante. Allora, vi faccio vedere una alla volta. Questa qua è la prima, sempre chiaramente ispirato ai contenuti zombie, presumo. Il viaggio della discordia, credo sia una roba del genere, vabbè. Comunque aspettate un attimo che vado un po' più in là. Allora, eccolo qua, nella sua interezza, nella sua bellezza, perché vi assicuro che è molto molto bello. Scusate un secondo. Ok. E come potete vedere, non so se vedete i rilievi, perché qua purtroppo non c'è moltissima luce, comunque è tutto stampigliato, eh. Vedete qua, è stampigliato sul bordo. Ok, è tutto in rilievo questa parte qua, molto molto bello. Vediamo il secondo. Anche il secondo è in rilievo, questo qua non chiedetemi cosa sia, presumo sia un'altra mappa di un qualche tipo, a tema romano, gladiatore, eccetera, eccetera. Ok, molto molto carina. Perfetto. E questo qua è il retro, appunto, che vi faccio vedere che tutta questa parte qua è in rilievo. Guardate un attimo, ecco, così si vede meglio. Ok, molto bella. Sono grandissime, fra l'altro, come litografie, tipo un formato A4, no? Di più A5, boh, non lo so. Non me ne intendo di formati, vabbè. E poi questo qua è un'altra locandina. Datemi un secondo, vediamo se riesco a fare una cosa. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, eccolo qua. Questo qua è un altro candino. Vedete, qua rende molto l'effetto lucido col flash. Eccolo qua. Questo qua è tutto. Adesso vi faccio vedere anche una breve panoramica delle altre. Scusate un secondo. Ok. Eccola qua. La seconda. Ok, molto bella. E la prima. Ecco qua. E adesso continuiamo. Continuiamo. Allora, qua abbiamo il puzzle Call of Duty Zombies 10 anni, quindi tipo un anniversario. Ecco, questo qua ve lo dico, mi dispiace, non lo aprirò per il semplice motivo che aprire una scatola e far vedere dei pezzi a cazzo di cane non ha senso. Comunque questo qua è quello che viene fuori, ecco, la figura è molto molto simbolica perché riepiloga un po' tutto quello che abbiamo visto nei precedenti capitoli, ecco, presumo. Non sono un espertissimo, ma penso sia questo qua il coso e il disegno, ecco. 1000 pezzi fatti in America, vabbè. Actual size 19 pollici per 27, o sono centimetri? Non lo so, già a voi largo sentenza. Questo qua è un'altra parte. Dopodiché, le pile. Dai, sto scherzando, non ve le faccio vedere le pile.
E poi qui c'è un mega cartone, bellissimo, vedete? Ok, e dopodiché vi faccio vedere un'altra cosa che ho appena visto, molto bella, molto faica. La Mystery Box, che al tatto è plastica dura e sembra veramente molto molto bella. Infatti è questa qua che porti sul peso decisamente. Ok, estraiamola, voi cosa dite? Allora, polistirolo. L'imballaggio è curatissimo, cioè niente niente da dire al riguardo, è veramente la cura nei dettagli ottima, ottima. Cioè, costa soldi, ma lo percepi. Costa soldi, ma si percepiscono i soldi, ecco. Al contrario di molte altre. Sto cercando un attimo di capire, senza fare danni chiaramente. Allora, abbiate un attimo pazienza che libero un po' di posto. Allora, qui nella scatola non è rimasto più niente se non polistirolo, eh? Quindi questo qua, vi faccio vedere brevemente, è la panoramica di quello che rimane della scatola, ok? Sì. Perfetto. La mettiamo giù, fuori dalle balle, senza romperla chiaramente perché è bellissima anche questa qua. Quindi facciamo così. Perfetto. E adesso vi faccio vedere il pezzo forte, perché si merita proprio il nome di Mystery Box. Allora, perché effettivamente non so che cazzo ci sia dentro. Eccola qua. Ok. No, voi direte, eccola qui. Eccola qua, la Mystery Box. Questa qui è il lato, è tutto chiaramente costruito in 3D, è tutto in rilievo, è che magari su un video non rende benissimo, ma è molto molto bella. Cioè veramente mi sto divertendo come un pupetto. Non fate caso a cosa ho in giro per la camera, perché la mia camera è un mezzo porcile, comunque va bene. E questo qua è il posteriore, parte che è simmetrica, perché questa qui, questa parte qui, sì, è simile a questa. E cioè è uguale, questa qua anche, per cui vabbè. E dopo qua centrale c'è questo teschio. Ok, adesso apriamo per vedere cosa c'è dentro perché non mi ricordo. Teoricamente dovrebbe esserci tutto quello che c'è nella scatola più dell'altro in teoria. Scusate, ho sbagliato a mirare. Ok, allora estraiamo il coperchio è fatto così per sotto, quindi niente di particolare. Ecco, devo capire cosa servono le pile, eh. Polistirolo di protezione, benissimo. Scusate la tosse. Allora, il fumetto, anche questo qua, di una qualità direi molto molto buona. Comunque adesso lo estraiamo e lo guardiamo assieme. Ta-dan, ta-dan. Allora, c'è un mega poster, mi pare. Mega, insomma, un bel poster. Apriamolo. Eccolo qua. Come vedete, zombies. Ok, lo vedete? Sì. Bello, bello, tipo in Egitto, non lo so, boh, decidete voi. Dopodiché, un fumetto, è di qualità molto buona, però è scarno perché sono tipo, non lo so, 15-20 pagine. Qui è con riflesso, molto molto carino, della Dark Horse Comics. Ok, questo qua appunto è lo stesso del poster, e questo qua è il posteriore. E questo qui è un po' il contenuto, vediamo, è in inglese chiaramente, non me lo sarei aspettato in italiano, infatti così è stato. E niente, questa qua è una breve panoramica. Poi continuiamo. Una busta trasparente, no, no, questa qua no, c'era già prima. Allora, questo qua è un cartoncino con il simbolo di Black Ops 4. È una busta che contiene non lo so cosa, vediamo un attimo. Ah, ok, è uno stand per il cellulare, vedete? Questo qua è un adesivo, è un pezzo di plastica adesivo che va messo appunto sul retro del cellulare e dopodiché lo potete usare per tenerlo tipo tra le dita oppure come stand appunto e vabbè, insomma, per me è una cagata, però è carino, dai, a parte il pensiero. Mettiamolo via e lo rimettiamo qua dentro dopo, sperando di ricordarmi perché è come un puzzle questa scatola qua, eh. È molto complicata. Vediamo un attimo. Ok, questa qua è la Steelbook che sembrava molto molto bella e infatti lo è. Cioè, veramente molto carina, anche se è opaca.
E dopo aver visto quello di Forza Horizon 4, mi spiace, ma nessuno la batterà mai, credo. E questo qua è il profilo, il retro, questo qua non so di cosa parli, probabilmente sempre di zombie. E questo è l'interno, colorato, molto molto carino, ok? Sì, ci siamo. Perfetto, mettiamola via, porca porca, perché la stavo per ammaccare già dopo mezzo secondo di vita. Qua abbiamo il set di 10 spille, anche questo qua fatto benissimo. È un cartoncino così, ok, fronte, retro, beh, non si vede una mazza. Apriamolo e sono attaccate. Questo qua praticamente dovrebbe rappresentare ogni operatore, no? E sono di fattura molto molto bella. Questo qua veramente come costo non c'è niente, cioè c'è poco, però sono bellissime, rendono benissimo, sono molto molto belle veramente. Sono dettagli molto molto piacevoli. Eccole. Ok, mettiamo via. Dopodiché qui abbiamo un foglietto che non so cosa sia. Comunque sono tipo delle avvertenze per la salute, presumo. Abbiamo le fig pill che sono una meraviglia, cioè non me le aspettavo così belle. Anche queste qua non le aprirò perché non ha senso, ma comunque sono delle spille, credo. Stupendissime, sì, petalose, insomma, chiamatele come volete, tanto i termini inventati qua in Italia vanno di moda. E appunto sono i quattro personaggi della modalità zombie, presumo, sì. E qua dietro infatti abbiamo la panoramica, vedete Bruno, Stanton, Diego e Scarlett Johansson. No, 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 no. E vabbè, sono pesanti, molto carino come pacchetto, molto carino veramente. Comunque lo mettiamo via, ecco, non c'è niente da farvi vedere dietro. E sto controllando un attimo, ma no. È il fronte che vi interessa, ecco, molto belle, veramente. Sono alte un 4 centimetri, 4-5 centimetri, molto carine. Me le aspettavo più piccole. E poi, qua, vi faccio vedere l'altra panoramica, c'è un pezzo di plastica e sotto, cosa c'è? Ah, guardate, 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 cosa c'è? Guardate, cosa c'è? Un cazzo! Cioè, mi aspettavo che ci fosse chissà cosa dentro, invece no, non c'è più niente, è vuoto! Vuoto! Vabbè, allora, tutto l'hype che avevo all'inizio, una parte se n'è andato. Cioè, nel senso, sì, sono contento, in complesso della cosa, perché effettivamente ce ne sono, Però, pensavo ci fosse qualcosa in più. Allora, vabbè, cambiando discorso, qua c'è l'alloggiamento per le batterie. Quindi questa qua produce suoni, direi, o forse anche luci. Sì, perché ha anche il LED blu dappertutto. Adesso io mi sento un po' in colpa perché sono uno sprovveduto come al solito e quindi non ho il cacciavite per farvela provare. Quindi datemi pure dello stronzo, ma l'unboxing finisce così. Per cui niente, se vi è piaciuto lasciate, scusate, un like. E vabbè, dai, lo sapete, è inutile che ve lo ripeta di nuovo. Grazie e alla prossima.